Ciao Barna, ma che mi fai accendere? Allora fammi accendere. Sì, ma non mi fai accendere. Ma guarda questo, mi dice del sì e non mi fa accendere. Buongiorno Barnaba, di la verità, tu l'hai fatto apposta a prendere l'ascensore perché c'ero io. Certo che sei un bell'impunito, eppure lo sai che sono sposato e ho due figli. Però tu insisti, vuoi fare con me quello che fai con tutte le ragazze del quartiere, ma io non sono mica come loro, sai, io sono diversa. Però tu pensi che forse stando qui soli sull'ascensore insieme io voglia farmi baciare da te. Pirata, certo che tu con le donne ci sai fare. Più tardi salgo da te a fare le pulizie. Tieni, le chiavi del garage. Ciao colleghi, sono un po' in ritardo stamattina, vorrà dire che stasera uscirò un po' in anticipo. Quando parte? In orario, tra 3 minuti e 24 secondi. E non può partire subito? Che fretta c'è? È pieno di cocoriti qui. Cosa? Sì, i cocoriti, quegli uccelli che danno fastidio alle straniere. Ah, i pappagalli. Ma non stia lì a leggere il giornale, io ho fretta. Allora, parte quest'autobus? Come vuole lei. Dove andiamo? Vorrei visitare Roma. Da che parte cominciamo? Mi piacerebbe vedere Fontana di Trevi. Ci passa? Ce lo facciamo passare. Ma lei curva sempre così? Solo quando sono in curva. Ma non la guarda la strada? Certo che la guardo. La vedo riflessa nei suoi occhi. Davvero? E come no? Provi a chiuderli. Ha visto? Oh! Oh! Ma non hai visto che hai combinato? È colpa mia che ho chiuso gli occhi. È vero, è colpa sua. Ma come, chiude gli occhi lei e vai a sbattere te? Scendi giù, vieni a vedere che hai fatto, va. Potevi stare più attento, no? E che roba. Ci vorranno perlomeno 50.000 lire per aggiustare questa macchina, hai capito? Tieni. Ma queste sono 70.000. Ti offro il pranzo. E perché? Perché è successa una cosa fantastica. Ma che cosa è successo? Mi sono innamorato. Di me? No,
Direi. Ma perché parli così piano? Perché lei non lo sa. Vuoi che glielo dica io? No, tu sei troppo brutto. Ciao. Ecco, ci siamo. Questa è la Fontana di Trevi. Ma è stupenda. Tu sei più stupenda. Grazie. Se tu vuoi ritornare a Roma, devi gettare una moneta qui dentro. Davvero? E chi l'ha detto? L'ho detto io adesso. Ah, a proposito, mi chiamo Barnaba. E tu? Cristina. È un bel nome. Un nome da regina. Sei regina tu? Non ancora. Voglio proprio vedere se è vero quello che hai detto. Hai da cambiarmi un Copax? Cos'è? Un Copax. Ma è d'oro? Mm-hmm. Quanto vale? 800.000. Me lo cambi? Non ho spiccioli al momento. E allora lo butto nella fontana. Così ritorno a Roma. Cazzo, una moneta d'oro! Una moneta d'oro! Che sprecona, ma bastava una monetina. E vuol dire che ci tornerò molte volte? Beh, certo, quando torneremo dal viaggio di nozze. Dai, non scherzare. Andiamo? Sai una cosa? Io non scherzo mai. Appena ti ho vista, ho deciso che noi ci saremmo sposati. Cambia discorso. Per adesso. Che altro vuoi vedere di Roma? Tante cose, ma ho poco tempo. E poi mi hanno detto che qui da voi c'è un traffico terribile. Conosco delle scorciatoie. Ti verranno un po' mosse. Reggi. Oddio. Ecco, adesso passiamo per i coronari, la via degli antiquari. È un po' stretta, ma vedrai che ci passiamo. Cosa vuol dire astronzo? Niente, è un complimento romano. Quando uno è simpatico, qui gli dicono astronzo. Ah. Mi dispiace, oggi è giovedì, il foro romano è chiuso. Sei sicuro che è giovedì? Sì. Prova un po' a guardare la data. È vero, non è giovedì oggi. Mi raccomando, se incontrate qualche guardia, acqua in bocca. Acqua in bocca? Se vediamo una guardia, bisogna bere? Come bere? Acqua in bocca. Ma è un modo di dire. Tu con l'acqua in bocca riesci a parlare? No. Che peccato, non c'è un Demostene. Non c'è chi? Quelli che guidano i turisti, con il nome di un oratore. Ah, un cicerone. Te lo faccio io il cicerone. Io la storia di Roma la conosco benissimo. Stai attenta. Cos'è questo? Cos'è? Lo vedi cos'è? Cos'è? Come cos'è? È un aratro. Non senti buoi? Buoi etruschi. È Romolo che sta tracciando un solco. Ah. Ma c'era suo fratello Remo, che era un tipo romantico, e gli disse: perché, Romolino, questa città non la chiamiamo Amor? No! Gli disse Romolo, che gli era sempre contrario fin dalla nascita. La chiameremo Roma, e qui nessuno potrà entrare. Ma Remo, che era anche distratto, mise un piede nel solco. Allora Romolo gli saltò addosso e ci fu una lotta tremenda. Non fare così, Remo, non fare così! Aia, che dolore!
Ma di chi è quest'altro braccio? Aiuto! Quando litigo con me stesso sono tremendo. A un certo punto Romolo disse: «Oi ragazzi, qui siamo rimasti senza ragazze!» Così prese la biga e partì. Barnaba, non ti vedo più. Barnaba, dove sei? Eccomi qua. Ma cosa fai? Il ratto delle Sabine. E i romani e le Sabine si amarono subito. Ma io non sono una Sabina. Neanch'io sono un romano. Dai, continua a raccontare che mi sto divertendo molto. Cos'è successo dopo? Poi venne la monarchia e i 7 re di Roma. Che non erano 8 perché anche i colli erano 7. Dissero, perché litigare? E si presero un collo a testa. E così i romani marciarono a passo romano. Arrivarono in Francia a passo francese. E quindi in Spagna a passo spagnolo. Ma attorno a loro c'erano certi tipi muscolosi, tutti pelosi. Con una barba così. No, così. No, così. E si dicevano, ma che barba. Tutti vestiti in modo barbaro. Sai, i barbari. Quelli barbuti con la barba. Il capo dei barbari disse, ehi barba, cosa stanno facendo i romani? Stanno sdraiati e con la mano mangiano l'uva. E con l'altra? E con l'altra accarezzano le schiave. Non ridere, con l'altra? Con l'altra suonano la cetra. E con l'altra? Con l'altra bevono il vino. Allora hanno tutte le mani occupate, hanno tutte. Tutte! Andiamo! E scesero giù. E così attraversarono le Alpi di qui e di là e fecero crollare l'impero romano. Vedi gli imperi? Basta dargli una spinta. Chiribbio, è meglio che andiamo via. Beh, c'era un mio amico una volta che ha conosciuto una ragazza e appena l'ha vista gli è venuto un colpo. Sai quei colpi di fulmine? Perché lei era un mostro, capisci? Non era tanto bella. Ah, sì? Tu invece sei bellissima. Sei mai stata innamorata? Io? Innamorata no. Qualche anno fa, quando ero ragazzina, ho preso una bollita tremenda. Come? Sì, una cosa in cui ci si brucia. Una cotta? Sì. E tu? Sei mai stato innamorato tu? Fino a oggi mai sul serio. Ma che bello, come sono contenta. Ti sei innamorato, mi fa piacere. E di chi? Vuoi prendermi in giro? Non si è capito che mi sono innamorato di te? Sì, certo che l'ho capito. Ma a me le dichiarazioni d'amore mi imbarazzano moltissimo. L'ultima l'ho ricevuta qualche giorno fa. Un tipo pieno di soldi. Uno dei Krupp. Sai quelli che fabbricano i cannoni? Poche chiacchiere. Mi ami o no? Oh, guarda che se dici di no io mi ammazzo. Non ci credo. Allora prova a dirlo. Guarda che lo dico. Dillo e vedrai. No. No? Ma... E adesso mi devo ammazzare. Io mi ammazzo. Mm-hmm. Mi ammazzo.
Barnaba. 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 Ehi. Ah, ma allora sei vivo. Dammi la cuffia. Perché? Vado a fare un tuffetto. Scritto qui, sul palmo della tua mano medesima, le nuvole occulte si diradano e vedo un matrimonio. Sì, tu ti sposerai prestissimo. E vedo anche il tuo uomo. Sì, lo vedo. È alto, spalle larghe, sguardo intelligente e... un bel sorriso. Sì, è il tuo uomo. E ha un segno di riconoscimento sul corpo. Tre nei a forma di stella vicino all'ombelico. Sì, tre nei proprio vicino all'ombelico. Lo vedo. E leggo anche il suo nome. Il suo bel nome! Inizia con la B, 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 ba, ba, Barnaba! Sei messo d'accordo con lei? No. Su, avanti, dimmelo. Tu le hai dato dei soldi. Ti dico di no. Ma allora come faceva a sapere tutte quelle cose su di te? È mia zia. Imbroglione, truffatore, buffone. Ti piace qui? Carino. Meglio del Campidoglio, eh? Ah, io abito lì. C'è un appartamento sfitto. E quando noi saremo sposati? Quando saremo sposati? Sì, quando... Ah, tu vuoi sapere quando saremo sposati? Beh, certo, è giusto che anche tu lo sappia. Perché quando noi due ci sposeremo, anche tu dovrai venire in chiesa. Ti va bene il 27 di questo mese? Io prenderò lo stipendio. 15 giorni di ferie matrimoniali, viaggio di nozze. Venezia, Trieste, Monza. E allora? E allora cosa ordiniamo? Guarda, se c'è una cosa che Mario ha di buono sono i calzoni ripieni. Io te li consiglio. Sì? Ciao Barnaba. Ciao Mario. Ah, che bella ragazza. Hai visto? Ogni sera una nuova, eh? E cosa prende? Vorrei i suoi pantaloni ripieni. Come? I calzoni. Ah, i calzoni. Stasera sono finiti. Abbiamo soltanto dei supplì. Non c'è altro. Non c'è altro? No, non c'è altro. Ma allora io... scelgo i supplì. Tu cosa prendi? I supplì. I supplì? Sì. Avete i supplì? Sì. E allora portali, no? Va bene. Vedrai, ti piaceranno. Di cosa sanno? I supplì. Stavo dicendo che lì vicino c'è un appartamento sfitto. Qualche risparmio. Mutuo Atac, io lo compro. Butto giù quattro stanze. Viene su una parete. Butto giù una parete e vengono quattro stanze. Quattro? Perché? Non va bene. Ma voi a casa vostra quante stanze avete? Dunque,
42. E come l'avete chiamato l'albergo? Come? L'albergo. Rende? Ma no, noi i soldi li ricaviamo dal casinò. Sai che cos'è un casinò? Certo. Quello con le puttane. Ma... comunque, sia chiara una cosa. Anche se i tuoi avessero tanti soldi, io non vorrei una lira da loro. Guarda, io e te ci potremmo sposare solo se... solo se? Solo se nevicasse in agosto. Nevicherà. Oh. È buono questo vino. Attenta, signorina, questo vinello è amabile ma traditore. Scusi, mi portano un minerale. Perciò si chiamano supplì al telefono, perché hanno il filo. Pronto? Parlo con Cristina? Sì. Oggi ho passato una giornata meravigliosa con te. Ed ora un programmino per domani. Stacco alle 4. Alle 5 sono da te. Parlo con papà e gli chiedo la mano ufficialmente. D'accordo? Pronto? 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 È caduta la linea. Perché ridi? Perché hai due nasi e quattro occhi. Ehi, ragazza, vacci piano con quel vino. Li abbiamo trovati. Stanno in una pizzeria. Che fanno? Mangiano supplì. Interveniamo? Evitate ogni tafferuglio. Aspettate il momento favorevole per neutralizzare l'uomo e recuperare la principessa. Ok, Corman. Ti voglio rivelare un segreto. Stai attento, non ti spaventare. Io sono Cristina di Saint-Tulip. Sono una principessa. Non ti sbilanciare così, eh? Mario, il conto! Non mi credi? Io sono una principessa. E io sono il duca di Windsor. Impossibile, il duca di Windsor lo conosco benissimo, è mio padrino. Ecco il conto. Non voglio andare via, è prestissimo. Dobbiamo andare. Dai, Barnaba, fammi ballare. No, è meglio che andiamo. Ah, non mi fai ballare? E io ballo da sola. C'è nessuno che vuol ballare con me? Non mi fa ballare nessuno? Ci sono io. Che bravo. Tango, maestro! Tu con la signorina non balli. Perché? Perché lo dico io. Se no che mi fai? È meglio che non te lo dica. Ti potresti impressionare troppo. Fischello. Prima che mi metti le mani addosso, ti faccio vedere quello che so fare io. Che bestia. Oh, che fai? E mettimi giù! Mettimi giù! Ah! Kiri.
notte non può più dormire mai. Ah, lui di giorno non fa che soffrire, sai. Non lo fa vivere, gli dà dolore, prova l'amore. Per quella là, per quella là. Cotto cottissimo, cotto cottissimo, è innamorato di quella là. Cotto cottissimo, cotto cottissimo, è innamorato di quella là. Innamorato di quella là, di quella là. Cottissimo è innamorato di quella là, cotto cottissimo, cotto cottissimo, è innamorato di quella là. Innamorato di quella là, di quella là. È innamorato di quella là, cotto cottissimo, cotto cottissimo, è innamorato di quella là. Innamorato. Di quella là, di quella là. È innamorato di quella là, è innamorato di quella là, di quella là, di quella là. Ciao, Cristina. E questa bella signora chi è? Ti somiglia? Mia mamma. Ah, pensavo fosse tua sorella. È molto gentile. E anche carino. Lei per caso è gondoliere? No, ferrotranviere. Ah, peccato. Allora, Eminenza, io ti conto. Farò tutto. Ehi, ciao, Gustavo, come va? Bene, bene, sì. L'ha invitato lei? Io no, l'assicuro, no. L'hai invitato tu, quello lì? L'hai invitato tu? Sì, l'ho invitato io. Ah, l'ha invitato lei? Cristina. A lei niente, perché sennò poi il vino le dà la testa. Ti ricordi? Non si ricorda. Sì, la settimana prossima lo vedrò senz'altro. E come gli stavo dicendo... Prego. Grazie. Di veramente affascinante. È squisita, eh? Un po' poca, ma... Ehi, ragazzi, lo sapete che tra gli invitati c'è anche un tranviere? Ma no, hanno invitato un tranviere a un pranzo di ambasciata. Ti dico di sì, vuoi che non lo conosca? Tutte le mattine faccio la linea del 29, si chiama Barnaba. Barnaba? Sì, sì. Lo conosco pure io. E chi non lo conosce? Ai, non diciamo sciocchezze, via, tu porta il tacchino, via. Dai, dai, dai. Bene, via. Le oscillazioni del dollaro sono molto dannose. La politica monetaria di Reagan è sbagliata. Aumentando i tassi di interesse si provoca una spirale irreversibile. Comunque, contro l'inflazione non c'è che una soluzione. Fermare i crediti. Lei, che ne pensa? Io? Sì, lei, che ne pensa? Data la mia esperienza, io dico che troppe fermate determinano intralci e ritardi alla circolazione.
Sì, ma incrementare la circolazione monetaria, come dice lei, è una teoria pericolosa. Potrebbero impoverirsi i depositi. Già. Lei come si regolerebbe con i depositi? A mio parere, nei depositi lascerei soltanto i mezzi di emergenza. Così, quando è l'ora di punta, i mezzi escono e soddisfano le esigenze del pubblico. Ma in questo caso si darebbe ragione alle teorie finanziarie di Smith. Lei è della linea di Smith? No, io sono della linea del 29. E quindi si ricollega alla grande crisi del 29, dovuta principalmente alla fermata dei crediti. Esatto, proprio di faccia. Ragazzi, è incredibile. Barnaba se la cava benissimo. Pensate che sta dando a tutti una lezione di alta finanza. Che forza! E così mi sono trovata con le spalle contro l'albero. Il cinghiale era lì, a 10 passi. Una paura. Ho chiuso gli occhi, ho sparato, boom! Centrato in fronte, morto stecchito. Ma lo sa, signora, che lei ha proprio un gran sedere? Ma... Il vostro riarmo è un attentato alla pace. Ma finché voi russi continuate la corsa agli armamenti, noi non possiamo fare marcia indietro. No, siete voi americani che dovete fermarvi per primi. Voi aumentate le vostre basi in Europa e noi siamo costretti ad armare i paesi dell'est, obbligandoci a raddoppiare gli stanziamenti militari. Posso dire una parola? Perché? Lei è anche un esperto di politica internazionale? No. Il ragionamento tante volte mi coinvolge anche in cose che non dovrei sapere. E così, ragionando, scopro che a volte capisco meglio di quelli che ne sanno di più, che però in questo caso ne saprebbero meno, in quanto io ne so il doppio. Vi faccio un esempio. Ci sono 2 autobus. Uno permette che prenda il suo autobus. C'è una strada stretta, molto strettissima. Quello di destra dice: io non mi fermo. E quello di sinistra dice: se non si ferma lui, perché dovrei fermarmi io? E così cosa fa quello di destra? Per spaventarlo aumenta il gas. Quello di sinistra capisce che lo vuole spaventare e inserisce la quarta. E così, opla! Conseguenza, 40 morti, e si vedono chiaramente, e 80 feriti, salvo complicazioni. Guardi che lei ha qualche morto sulla gamba. Quindi chi ci rimette sono sempre i passeggeri. E i passeggeri sono il popolo. Ehi, ragazzi, ma cos'è questo mortorio? I morti non erano veri. Come vedete, queste sono soltanto patatine. E i morti non si cuociono. Su, un po' d'allegria! Che cosa fa un passero di 30 kg su un ramo? Che cosa fa? Prego? Chi lo sa? Chi di voi sa cosa fa un passero di 30 kg su un ramo? Chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa? Già, che farà mai? Se un passero pesa 30 kg, è un capitalista. No, non lo è. E lei, Eminenza, lo sa? Prega? No, non prega. Dorme? Ma cosa c'entra? Ma perché dovrebbe dormire? Ma perché se il passero pesa 30 kg, vuol dire che ha mangiato molto e quindi ha sonno. No, non dorme. Cosa fa? Digerisce con fatica? Come? Ha problemi di digestione? No, non li ha. Forse spezza il ramo? No. Fa il passero solitario? No, non lo fa. Nessuno di voi lo sa? Fa ginnastica per dimagrire? No, non la fa. Nessuno lo sa? Chi di voi lo sa? Lo dico io. Ma poi se non indovini perdi il posto. Rischio. Cosa fa? Si liscia le penne. Peccato, una carriera interrotta. Però lo perdoniamo, vero Gustavo? Nessuno di voi lo sa allora. Cristina, tu lo sai? No, non lo so. Dillo tu. Allora, un passero di 30 kg su un ramo fa...
Che hai da ridere? Sai che cosa fa un passero di 30 kg su un ramo? Fa un uovo di 30 kg. Che io ci faccio una frittata per 60 persone. Chiaro? Tu, poche chiacchiere, portati dalla torta. Ah, sì. Andiamo, via. Via. Servo il dolce, altezza? Sì, certo. No, no, un momento. Al dolce ci ho pensato io. Sono ospite, no? Vado in macchina e torno subito. Mi tenga tovagliolo, per favore. Simpatico questo ragazzo. Sì, non è vero? Chi l'avrebbe mai detto? È molto preparato e arguto nei... Sì, molto spiritoso. Ma chi è quel suo ospite? Di che si occupa? Di trasporti. Trasporti? È anche un bel ragazzo, non trovi? Sì, un po' invadente. Ma è proprio il suo fascino, cara. Eccomi qua. Ce n'è per tutti. C'è anche una pasta reale per lei, maestà. Prego, accomodatevi, forza, venite, venite avanti. Guarda, non abbiate paura. Eccole. Ecco, questo per lei, per la regina. Sì, un Sant'Onorè per il cardinale. Scusi. Fatevi avanti, forza, fatevi scusi. Avanti. Sì, ne potrei avere uno anch'io. Certo, quale vuole? Il canolo. Il canolo, ecco perché il canolo. Grazie. Sì, per lei è un diplomatico. Buonissimo. Bene, complimenti, bravo. Lei che pasta vuole? Io non mangio paste. Lei no, ma i suoi figli sì. Non ho figli. E come mai? Non ci ho mai pensato. Allora ci pensi, eh? Fantastico! Formidabile! Questo sì che è un pranzo divertente. Che forza quel Barnaba! Pensate, ha offerto una pasta pure a me. Tu l'hai accettata. Ti credo, l'ha presa a Revo che non la prendo io. Ma cosa succede adesso? Cosa succede? Un po' di attenzione, per favore. Silenzio! 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 Approfitto di questa simpatica riunione e della piacevole compagnia per darvi una bella notizia. Anzi, no. Dalla tu, papà. Di che parli? Allora dalla tu. No, io no. E allora la do io. Signori, il 27 di questo mese siete tutti invitati al mio matrimonio con Cristina. Bravo! Brava, Barnaba! Grazie. Bravo! Cristina, che cos'è questa buffonata? Ma papà, io non c'entro. È lui che fa tutto da solo. Cosa fai? Ti tiri indietro adesso? Non mi vuoi più sposare? Ti ho mai detto di sì, io? No, ma non mi hai neanche mai detto di no. E allora te lo dico adesso. Mi dici di sì? Ti dico di no. Mi dici di no? Mi dici di no? Ti dice di no. Ah, allora ho capito bene, ha detto di no. Sì. E allora sapete cosa vi dico? Sapete cosa vi dico? Sapete cosa vi dico? Tenetevi liberi per il 27 di questo mese, rimane confermato l'invito. Grazie, grazie. Siete invitati anche voi. Addio all'americano. Non pensavo di essere così popolare a Roma. Ma che si fa? Avrò sempre un ricordo meraviglioso. Ciao papà! Oh. Barnaba! Ciao Cristina! Ehi, autista, ferma la macchina! Guardali bene quei foglietti. Non è carta qualsiasi. Ma sono biglietti da 10.000. Contali bene e alla fine saranno 50 miliardi. Amore, mi dai quello scimmiotto? Sì. Guida tu. Agli ordini, Barnaba. Ciao, ciao. Posso entrare, papà? Certo, certo, figlio mio. Accomodati. Sì, sì, vieni con noi, Barnaba. Ma scusa. Barnaba, sei forte! Dobbiamo andare.
esercito! C'è anche il mio salvadanaio! Tieni, Barnaba, sono 10.000 esatti!